Radio Radicale, siamo con Enrico Costa di Forza Italia per parlare dell'emendamento sulla prescrizione che è stato presentato mercoledì sera durante la riunione congiunta della prima e della seconda commissione di Montecitorio. Allora, che cosa succederà oggi pomeriggio e soprattutto se ritiene che questo diciamo, emendamento possa essere oggetto di contrattazione tra la Lega e il Movimento 5 Stelle? Beh, se fosse oggetto di contrattazione sarebbe molto grave perché sarebbe una contrattazione sulla pelle degli italiani. Io ritiro questo, se tu ritiri quell'altro, io presento questo, se tu presenti quell'altro. Io penso che dobbiamo essere seri. Innanzitutto questo emendamento non è da dichiarare ammissibile perché non ha nulla a che vedere con il testo del disegno di legge. È un corpo estraneo in un provvedimento che tocca tutti altri temi. È stato buttato dai relatori in zona Cesarini, addirittura dopo aver fatto le audizioni. Noi abbiamo fatto tante audizioni, ascoltato dei professori, ascoltato degli esperti su un testo. Oggi ci troviamo e ci troveremmo, se venisse approvato questo emendamento, con un testo completamente diverso sul quale coloro che ci hanno dato il loro supporto tecnico non si sono assolutamente espressi. Quindi noi riteniamo che sia inammissibile, riteniamo che comunque ci debba essere un supplemento di istruttoria. È un provvedimento sul quale sono stati presentati 300 emendamenti. Una buona parte di emendamenti è stato presentato anche da gruppi della maggioranza. Noi pensiamo che ci voglia tempo, diciamo, per poter riflettere, per poter affrontare e dibattere tutte le questioni, e certamente non basteranno 2 o 3 giorni di discussioni come vorrebbe, convincerci a fare, la maggioranza e la presidenza della Commissione. Secondo lei qual è lo scopo di questo emendamento, secondo l'intenzione del Movimento 5 Stelle? Scoraggiare il ricorso all'appello oppure mettere sotto processo per tutta la vita chiunque sia indagato? Beh, io dico che noi sappiamo che il 60% delle prescrizioni interviene durante le indagini preliminari, quando la difesa non tocca palla, quando il fascicolo è solo nelle mani del magistrato. Oggi quindi dire che sono gli avvocati e le loro tecniche dilatorie la causa dei processi che vanno in prescrizione mi pare sbagliato proprio sul piano oggettivo. Vogliono scoraggiare l'appello? Beh, io dico soltanto che oggi nel nostro paese il 48% delle sentenze di primo grado viene riformata in appello, magari soltanto sotto il profilo della pena, ma viene riformata in appello, quindi l'appello ha una sua funzione e volerlo in modo indiretto abolirlo mi pare che sia grave nel nostro sistema e sia un atto che contrasta con i principi della nostra Costituzione. Se a questo DDL anticorruzione venisse stralciata questo emendamento, lei pensa che non se ne parlerebbe più, un modo per dimenticare, oppure per riaffrontarlo in un secondo tempo quando la possibilità di un compromesso sarà possibile? Ma l'emendamento sulla prescrizione determina il processo lungo, noi vogliamo il processo breve e noi sappiamo che la prescrizione è devo dire, un faro per il giudice. Il giudice fissa l'udienza se sa che il processo rischia di prescriversi. Se noi aboliamo la prescrizione sappiamo che non c'è più nessuna fretta di fissare le udienze. Se tu magari sei stato assolto in primo grado e il pubblico ministero ha presentato l'appello, magari la Corte d'Appello non fissa l'udienza per anni e anni e tu sei sì stato assolto in primo grado, ma resti comunque sotto processo per tutta la vita. Ma poi pensiamo a coloro che sono tantissimi, dal 1992 ad oggi 25.000 persone sono state indennizzate con la riparazione per l'ingiusta detenzione. Significa che 25.000 persone sono state arrestate e lo Stato gli ha detto scusa, ti abbiamo arrestato ingiustamente, 25.000. Ecco, queste persone sono state arrestate nelle indagini preliminari, la loro innocenza si è scoperta dopo anni e anni, 8, 10, 12 anni, e hanno avuto l'indennizzo magari dopo 15 anni. E cosa se ne fanno dopo 15-20 anni di un indennizzo quando sono state etichettate per tutta la vita? Questo emendamento sulla prescrizione determina un allungamento ancora maggiore di questi tempi. Quindi questo noi non possiamo accettarlo. Noi vogliamo dei processi che siano brevi. Il primo grado massimo 3 anni, l'appello massimo 2 anni, il giudizio di Cassazione massimo 1 anno. Non ci sono questi tempi. Bene, andiamo a vedere quali sono le cause. Perché a Torino il 31% si prescrive di procedimenti e a Cuneo se ne prescrive soltanto l'1%? Perché a Bolzano lo 0%, a Parma il 25%? Significa che c'è qualcosa che non funziona sul piano delle persone che lavorano, della managerialità. E
affrontiamo questo tema. Se un magistrato si fa prescrivere il procedimento tra le mani, andiamo a vedere se è stato negligente, se è stato efficiente, se c'è stata una responsabilità disciplinare. Non è che allunghiamo la prescrizione. Tutta la nostra vita è fatta di scadenze. Noi rispettiamo per primi le scadenze per pagare le tasse, le scadenze per iscrivere i figli a scuola. Se non le rispettiamo, bene, c'è una tagliola. Solo per una categoria non c'è la tagliola. Bene, la ringrazio, grazie Enrico Costa di Forza Italia.